Ben ritrovati con Archi News 24, amici da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Veniamo alla prima delle nostre notizie. Gateway è la prima startup che consente di noleggiare minuscole case mobili in location remote disperse tra boschi selvaggi e scenari mozzafiato. L'idea nasce da alcuni studenti di Harvard che disegnano e costruiscono una piccola capanna di legno ovida dotata di doccia, stufa, letto matrimoniale e grandi aperture, prototipo facile da montare e spostare, perché tutti possano provare nuove modalità abitative per le vacanze e provare per una notte una tiny house, piccola casa. Un antico edificio situato in Val Parma è stato trasformato in casa studio. I vincoli sono diventati l'elemento generatore del progetto sull'ex stalla curata dall'architetto Francesco Di Gregorio. Muri, porte e finestre sono stati integrati con la nuova funzione abitativa della casa laboratorio e l'unitarietà dello spazio interno è stata salvaguardata. La struttura originaria è stata consolidata ed è stata inserita una sottofondazione, creando un nuovo pavimento in cemento per questa casa laboratorio. Tarf in inglese significa torba ed è con questo materiale che in Islanda, dal IX secolo, si ricoprono i tetti delle case mantenendo inalterato il metodo costruttivo. Queste abitazioni sono candidate ora a patrimonio UNESCO. Oltre alla torba, che ricopre la sommità e anche le pareti, per la struttura si usano il legno e la pietra, che in certi casi forma la base per il tetto. La durata di questi materiali è molto variabile, dai 20 ai 70 anni, in base ad una serie di fattori come la sua composizione e anche il clima. The Floating Piers è il progetto dell'artista Cristo con il quale reinterpreterà il lago di Iseo dal prossimo 18 giugno fino al 3 luglio. 70.000 metri quadrati di tessuto giallo cangiante sostenuti da un sistema modulare di pontili galleggianti formato da 200.000 tubi in polietilene comporranno un'installazione che si svilupperà a pelo d'acqua. Seguendo il movimento delle onde creerà un percorso pedonale di 3 km composto da pontili larghi 16 metri. Veniamo al prossimo servizio che riguarda Montreal. C'è un nuovo progetto che andrà a sostituire il Champlain Bridge a Montreal.